start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Despot's Game, un gioco molto particolare sia dal punto di vista del gameplay che dal punto di vista grafico. Il prezzo non è bassissimo su Steam perché costa 17,99€. Ci troviamo in un mondo distopico dove dobbiamo affrontare ondate di nemici un po' come uno Squid Game, quindi un gioco perverso di un cattivone che ci vuole morti, ed è un gioco che ha diverse modalità. Non so ancora se il gioco abbia effettivamente una modalità online, ma su Re della Collina possiamo vedere le altre persone con i vari punteggi, insomma, e le varie stagioni. Mentre invece la modalità a rissa possiamo organizzare una battaglia come vogliamo noi, la modalità sfida invece abbiamo tutta una serie di sfide da affrontare, ma non capirete nulla fino a quando non vedremo effettivamente il gioco com'è. Iniziamo una nuova partita. La nuova partita ha le difficoltà bloccate. Qua dobbiamo completare 4 livelli, qua la prima ricambia 200 volte, cioè ci sono tante cose da fare. Noi facciamo la normale, possiamo iniziarla al momento solo in classico, quindi praticamente dobbiamo in questo caso giocare normalmente, ma se schieriamo 5 combattenti con oggetti diversi in altra squadra sblocchiamo anche l'ultraviolenza piuttosto che carne da macello e le altre, diciamo, gli altri schieramenti di partenza. Iniziamo con la formazione classica, che è quella del combattimento melee a distanza e con uno scudo a torre, scudo più pesante, insomma. Iniziamo, vedete che entrano nei loro tubi e si lanciano alla battaglia. La battaglia è autocombattuta ed è una delle peculiarità del titolo. Abbiamo la possibilità di trascinare i nostri personaggi in vari punti per posizionarli alla battaglia. Qua sopra invece possiamo sacrificare un umano per ricevere il cibo viene consumato ogni turno, un umano consuma un'unità di cibo, non dimenticare di nutrire la tua squadra, gli umani affamati combattono male, infatti qua abbiamo un numero di patetici umani nella nostra squadra, qua abbiamo le monete da usare, qua abbiamo la mappa di gioco, qua abbiamo i mutageni dove possiamo andare a spendere soldi per potenziare i buff al nostro party, qua le peculiarità della nostra squadra, che abbiamo frugalità, 75% di recuperare un oggetto da di un umano morto quando morirà un nostro personaggio, insomma. Qua abbiamo invece i tipi di personaggi che abbiamo attualmente in squadra. Possiamo scegliere due strade, andare in su o andare in là, andiamo in su intanto, e apriamo una nuova stanza dove presumibilmente ci sarà il primo combattimento. Il combattimento arriverà qui, iniziamo già a posizionare le nostre unità in modo logico, magari, così le mettiamo, no, non voglio scambiarli, voglio metterli così, e questo dietro che attacca dalla distanza. Una volta che premeremo fight, inizierà il combattimento, e loro si muoveranno di conseguenza, quindi dovremo posizionarli in modo tattico. Cliccando su lui vediamo la vita del nemico, calcolate che ci vuole un niente per eliminare i nostri amici. È il momento di imparare il combo di classe. Acquista un archibugio. Possiamo acquistare un archibugio. Ovviamente possiamo andare anche ad acquistare un umano. E le armi che noi acquistiamo le possiamo equipaggiare solo agli umani che assumiamo. In questo caso acquisto un archibugio. Ora assegno l'oggetto archibugio a un umano senza oggetti. Su. Possiamo affidarlo a lui. Quindi lo vedete qua. Lo trasciniamo lì. E diventa un combattente da lontano anche lui. Quindi magari lo sposto qua dietro. Ok. Possiamo fare cambia. Riforniamo il negozio spendendo 2 monete, ma io in questo caso prendo un altro umano, lo posiziono qui davanti e magari gli do questa volta una nanolancia che fa anche molto più danno, lo pago 9 monete e la do a lui. Quindi vedete che in questo caso abbiamo cambiato totalmente la formazione. Io adesso metto questi due qua dietro e abbiamo una formazione che è piuttosto buona. Ce ne possiamo andare da questa stanza o da questa, torniamo giù. Perché vedete che ci muoviamo, qua abbiamo cibo, abbiamo 31 di cibo, adesso apriamo di qua, vediamo, qua ci dà del cibo, ci spostiamo sempre nella location della battaglia. Allora, vediamo, iniziamo mettendoli qui, tanto lui parte da lì, quindi questo lo mettiamo qui, e questo lo mettiamo qua, e vediamo come va la battaglia. Oltre questo non si può andare, quindi cerchiamo di dargli il meno margine possibile. Vediamo come va il combattimento ora. Vedete che attaccano tanto a distanza, l'abbiamo polverizzato. Abbiamo consumato 5 di cibo perché siamo in 5, quindi possiamo decidere di spendere qualcosina per hamburger e patatine. 5 monete io le pago, ci potenziamo un po' il cibo. Di qua possiamo andare su che c'è un teletrasporto, vediamo un po' cosa c'è.
No, ne abbiamo un boss questo. Il boss lo potremmo e sicuramente lo pagheremmo carissimo, perché io non ho mai battuto un boss finora, quindi vediamo come va. No, beh, questo sì, non è questo. Questo l'ho già affrontato, è battibile. E abbiamo fatto una bella squadretta. Ora abbiamo la furia affamata. Quando hanno fame, mi vede la classe. Tutte le unità ricevono 40-60% di velocità in attacco. Vabbè, prendiamo questo che è un buff, che è qui nel potenziamento. Possiamo anche spendere per le abilità. Bonus di mana, non abbiamo maghi. Velocità in attacco, 20% velocità di attacco, moltiplicatore salute. Prendiamo questo, spendiamo 10 e prendiamo il modificatore salute. Una volta che ne avremo presi abbastanza da far salire il livello qui, potremo prendere anche quelle del secondo ramo. Abbiamo più salute, non abbiamo più soldi, ma in compenso stiamo andando verso il boss. Ci conviene? Non ne sono sicuro, quindi magari facciamo un altro combattimento, giusto per testarci, magari guadagnare due soldi. No, non abbiamo nessuno, infatti è a cerchio, quindi ho sbagliato. Qualora mancasse il cibo, che stiamo spendendo inutilmente adesso facendo sti giri, potremo sacrificare uno di loro trasformandolo in cibo. Aspetto un po' macabro, ma va bene. Ora abbiamo il boss, il primo vero boss di questa partita. Non è facile, però ammetto anche di non aver mai avuto una squadra così rapida, diciamo, nell'uccidere, quindi magari vediamo come va. L'auto battle, vi dico la verità, a me è sempre piaciuto. Però questo tira giù con un colpo. Una volta che colpisce, butta giù. Infatti ce n'è già abbattuto uno. L'abbiamo abbattuto, fantastico. Abbiamo abbattuto il primo boss. Che conseguimento incredibile. Come ricompensa voglio darti un nuovo pulsante. Sai com'è il gioco? Nel gioco non ce ne sono molte, a volte te ne servono di più. Perfetto, possiamo scegliere la cura o cibo per l'anima. Annulla gli effetti della fame nel prossimo combattimento. No, prendo questo. E abbiamo aggiunto un tastino. Figo, e andiamo in una nuova zona. Mi piace tantissimo perché, come anche altri giochi che ho portato di recente, hanno quella grafica e quella voglia di creare qualcosa che apparentemente è semplice, ma in realtà non lo è, come aveva fatto più di un anno fa Loop Hero. Continuo a citarlo come esempio, però nel mondo indie, diciamo, potrebbe essere un ottimo esempio. I tuoi mani si trovano davanti a un crocicchio. Su un'enorme pietra sono incise le seguenti parole: chi va a destra perderà la spada, chi va a sinistra perderà la testa, chi va dritto scoprirà il senso della parola ripetitività. Noi andiamo a sinistra, perdiamo la testa. Oh, 10 monete. Gli umani raccolgono le monete e cadono in un'imboscata. Beh, cosa ti aspettavi? Figo. Bello, perché sono 3 nemici ora. E abbiamo solo 4 nemici qui. Quindi cerchiamo di fermarli tutti, mandando questi due addosso a questi, sperando che questi sopravvivano. Quindi io adesso muovo questo qui, in modo da cercare di non morire. Vediamo se va come dicono. Ok, no, stanno lontano per fortuna. Però quelli li stanno attaccando malissimo. Forse ce la caviamo, forse no. Ok, dai, ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, possiamo prendere artigli. No, io vorrei prendere il kit di pronto soccorso, che mi interessa molto. E poi prendiamo anche un nuovo umano, che equipaggiamo con gli artigli che fanno più 60, un anello incantato che fa più 80. No, direi che questo glielo diamo e lo riaggiungiamo davanti. Voglio vedere se questo riesco ad aggiungerlo a uno di loro. Non credo, no. No, possiamo aggiungerlo solo ai nuovi. Quindi dovrei prendere una nuova unità e dargli un anello. Il problema è che spendo 2 monete, vedete, mi cambiano le armi, ma non posso, prendo 2 carni da macello. Va bene, andiamo avanti. Cerchiamo di lasciarli indietro e di farli sopravvivere, così iniziamo a ragionarci la cosa a livello di gestionalità. Questi li muoviamo qui, bellissimo, non avevo ancora usato questa modalità. Questi due... Scusate, facciamo, magari scambiamo sti due. Facciamo muraglia, questi due qui fanno così. E questi stanno qua dietro, che ci servono giusto per dargli due graffi se succede qualcosa. Vediamo come se la cavano. Se stanno... Uno è andato avanti già per i fatti suoi. Bisognerebbe capire, perché non si possono dare gli ordini, possiamo dare l'ordine solo di curare. Ne è morto uno, ma non cambia. Allora, l'archibugio. Questa è una barella. Come sono messi di salute? E questo è quasi morto, cazzarola, gli do questo. No, ma non posso curarlo, scusami, c'era cura completamente. In possesso 3, ok. Questo curo, ok. Questo non è messo... No, è morto anche l'altro.
È morto anche l'altro che spara. Vabbè, gli do l'archibugio. Bene. E la barella no. Prendo 2 più 4 a 6. Prendo questo. E lo metto qui e gli do un altro archibugio. Dai, facciamo un ottimo attacco così. Ok, andiamo di qua. Dovrebbe esserci del cibo. Abbiamo 17 di cibo. Non siamo messi benissimo. Spero di vincere. Direi che questa può essere una buona formazione. Via, vediamo come va. Sì, direi di sì. Direi di sì perché non sono bastati come gli altri. Sembrava quasi morto. Questa è una pietra del teletrasporto. Tieni premuto Tab e seleziona un'altra stanza del teletrasporto per raggiungerla. Perfetto. Ah, questa è una pietra del teletrasporto. Ma scusa, premo Tab. Ora puoi vedere la mappa più grande del livello in cui ti trovi. Le stanze del teletrasporto sono segnate con cosi blu. Cosi blu? Ah, no, ho sbagliato! Sbagliato. Vabbè, non posso curare. Sì, posso curare, ma direi che siamo tutti messi abbastanza. No, abbastanza un cavolo. Vediamo, curo questo. Ho ancora una. Sì, questa cosa di questa abilità qui mi ricordano appunto le carte di Lupiero. Ok, non è morto, fantastico. Quello lì è bastardo perché attacca da lontano, manda giù le. Allora abbiamo tentacoli tiratori. Qua abbiamo agilità serpentina. Membri della classe cultisti hanno un 35% di probabilità di schivare. Non ho cultisti. Catena di fulmini, tentacoli tiratori. Gli tentacoli evocati. Non abbiamo. Allora, al momento ha un aspetto molto da gioco da. Non so. Futuristico, uno StarCraft come meccanica entra nelle basi, però ha una base anche fantasy perché si parla comunque di evocatori e di cultisti. Vediamo, vediamo. Questa siamo messi in maluccio qua. Mi sa che abbiamo bisogno di cibo perché tra un po' inizieranno a combattere male. Dovrò sacrificare qualcuno. Gli umani sono affamati, lo so. Andiamo avanti. Di qua c'è. Se finisce il cibo puoi produrne inviando un paio di mani al giorno e posso sacrificare. No, non lo voglio. Ne dai lì. Compro il cibo, scusami. Allora, uno. Ah, ho comprato un botto di cibo e ho speso. Ok. Brioche. Ne ho tantissimi adesso. Allora, devo capire dove andare. Me ne compro anche queste. Tanto vediamo. Non so dove andare perché onestamente non mi ricordo. Vediamo, andiamo di qua. Andiamo giù. Ormai ho esplorato tutto sta zona. Cambi gratuiti. Vedete, io spendo due monete e ne evoco altri, ma non mi interessano perché non ho niente di tutto questo. Ok, qua abbiamo un combattimento. Allora, spostiamo tutta la squadra, la mettiamo qua. No, così, non così in fretta. Voi tutti. Ah, due alla volta me li fa fare. Vabbè. Scambiatevi. Poi tre. No, me li fa fare due alla volta. Vabbè, tanto uguale. Via. Questo qua probabilmente. Boh, attaccherà. No, no, ma non sono forti questi. Ce la facciamo tranquillamente. No, non compro cibo perché non ho. C'è il boss di là. Vediamo se sotto c'è qualcosa che magari ci può far cambiare idea. Vabbè, solo tra i nemici, via. Dai, questi sono semplici. Bene, andiamo di là. Tanto cibo ne abbiamo, persone anche, magari ci capita un. Il boss lo affrontiamo adesso. Allora, ragazzi. Prima non me lo faceva fare. Vabbè, ce la facciamo, dai, ci mettiamo davanti e via. Speriamo non siano i robot. Eh sì, sono i robot. Vabbè. Questi qua sono bastardi, vedete, fanno questo e se mi porta via un nemico è un po' un problema perché un amico, scusate, se mi porta via uno di quelli a distanza è un bel problema. Mantello oscuro. Allora, io prendo e qua decido di spendere perché pala pesante. Ok, allora facciamo così. Così gli do il mantello oscuro e gli do i guantoni. No, gli do la palla anche. Ah, solo le nuove unità. Va bene, prendo un'altra e gli do la palla. Vieni qui. E poi ne prendo un'altra ancora e gli do i guantoni.
Adesso qua c'è potenza. Possiamo potenziare il negozio, quindi praticamente spendiamo 4 monete e rendiamo il negozio più potente. L'abbiamo evoluto, mi piace tantissimo questa cosa, carro dei segreti, umano patetico c'è sempre, il pistola ventosa. E vabbè dai, andiamo, adesso facciamo, consumiamo un botto adesso, perché abbiamo 9 persone, però il boss ha comunque 4 seguaci, e se hanno i robot col lampeggiante sono cazzi, no, ok, no, fortunatamente no. Vabbè, dai, vediamo come va. No. Non possiamo comandarli. Noi non siamo neanche allenatori. Cioè, dobbiamo attaccare a distanza. Vediamo lui la vita come è messa. Dai, non è messo benissimo. Dai, dovremmo farcela. L'altro è bellissimo perché lancia il pallone. Eccezionale. Bene, l'abbiamo battuto. E ci sono due tasti che possiamo scegliere. La rianimazione suscita tutti gli umani uccisi in questa stanza, eccetto chi è stato trasformato nella fossa. Oppure teletrasportano, prendo questo, per resuscitare abbiamo aggiunto un altro tasto. Ovviamente dobbiamo fare attenzione alla vita di ognuno di essi, anzi adesso vediamo come va. Aiuto, mi hanno chiuso qui dentro, mi obbligano a scrivere eventi testuali per un videogioco. E vedete, vi avevo detto, perché l'avevo letto, c'è una storia dietro. Sono un narrative designer, mi hanno ingannato e devo scrivere questa robaccia. Pensavo di dover creare testi per un GDR d'azione open world, non lineare. E come se non bastasse, quando non scrivo abbastanza mi costringono a giocare Doki Doki e a guardare Rick e Morty. Sicuramente è una vita più divertente della mia. Come faccio a candidarmi? Scrivi un evento testuale originale, inviano a... Vabbè, sì, questi sono gli sviluppatori. Sì, breve però, non bisogna superare i 1000 caratteri. Per il momento prendi 20 monete e continua a giocare. Come umano lei, che spettacolo ragazzi, questo è il maschera della peste. Dai, questo lo prendo e prendo anche la maschera della peste. Ora potenziamo il negozio, che resta sempre lo stesso perché alla fine è un roguelike. A che livello siamo arrivati col negozio? Niente, direi che ne facciamo ancora uno, dai. Facciamo ancora un combattimento, vediamo il cerusico. Il cerusico tra l'altro attacca libero, quindi non ha un'arma, dovevo dargliene una. Quindi attaccherà a mano, penso, non farà un gran danno, fa 30 di danno, vabbè dai, via. Sono cambiati i nemici. Ovviamente non si può definire un party cazzuto questo. Anche perché ne abbiamo persi un tot qua. Ne avevamo 9, 10 forse, ne abbiamo 6, quindi ne abbiamo persi un po'. Erano pericolosi questi. 37 cibi, 11 cibi per 3 monete. Ma non so dirvi se cambia effettivamente la percentuale. Comunque, qua ci sono altri nemici. Lasciamoli così. Schieramento automatico. Era già quasi perfetto. Bene, questo è fighissimo, bellissimo. A me piace veramente tanto. E dato che non voglio farvi video lunghissimi, perché comunque è anche difficile da seguire, voglio chiuderla qui. Scintilla randomica, vediamo se posso darla a qualcuno di voi. Ah no, scintilla randomica è una delle abilità che ho preso, tra l'altro non ho più potenziato questo. Ragazzi, c'è il boss qua sotto, ma lo facciamo, dai, così almeno vediamo anche la morte magari. E non voglio prolungarlo troppo perché voglio che il video sia snello, non abbiamo speranze, però andiamo. Questi qui fanno un male boia quando vanno vicino ai nemici, quindi moriamo malissimo. Però voglio farvi vedere, io sono già morto qualche volta, quindi vedete che non c'è speranza, bisogna organizzarsi meglio. E lui non ha subito un danno, ha 1300 punti vita, quindi non ce la facciamo. Però ne sta attaccando uno solo, quindi magari forse, credibile. Mamma mia, come coriaceo questo. Mamma mia, ragazzi, questa è stata la vittoria di Pirro, davvero. E non ho neanche usato... Vabbè che potrei usare questo. E li riporto in vita tutti. Spettacolo, e ho consumato il tasto. Bellissimo. Il robot archiviato. Crea un calido obbediente non è quadro libero. Elimina tutti i nemici in una stanza. Non funziona nella stanza dei boss. Sai che non è male. Non saprei cosa scegliere. Voi cosa avreste scelto? Prendo questo, che mi incuriosisce di più. E andiamo al nuovo mondo. Ragazzi, mi intrippa tantissimo perché è un gioco veramente, veramente bello. Tra l'altro
I Boys. Una forte folata di vento riempie il labirinto. Quando la polvere ricade sul pavimento, gli umani vedono un uomo di colore con un completo blu. Ha una mano appoggiata sul muro e l'altra che si stringe il petto. Maledizione, non adesso, mi uccideranno! Ansima, qualcuno ti insegue, possiamo proteggerti. Grazie, ma penso che moriremo tutti comunque. Tre figure scure compaiono in un angolo, quello più robusto ricarica il fucile. A 3 inch ha portato dritti dritti dai suoi amichetti. È il momento di uccidere un po' di supereroi. Ehi, anche la mamma diceva sempre che ero super. Parlavo di quei bastardi con i superpoteri cui è stato iniettato il composto quando erano bambini. Un bel po' di gente è morta per mano loro, inclusa mia moglie. È troppo tardi ora per nascondersi sotto la gonna della mamma. Preparati a morire. Parlavo di tua mamma. Il commento dura poco. Silvano? Silvano? Chi è Silvano? Il contabile? Muore da eroe, ma anche gli avversari subiscono le perdite. Train scappa come un codardo. È morto Silvano. Ma chi è Silvano? Ah, Silvano. Silvano si chiamava Silvano. È vero, si chiamava Silvano davvero, ma è morto adesso. Vabbè, e qua possiamo comprare la palla da paddle. Io compro questo e gli do una motosega. Mamma mia, e che classe di... Wallace di Rivia. Ah, non ho visto i nomi. Damiano Solid, Andy Lavey, Vera Gnodice, Alex Baggins, Eril Inafferrabile, ma... Maschera spirituale. No, voglio prendere un altro. Maschera spirituale, non so cosa faccia, però fa un più 80 di danni, quindi gliela do subito. E gli do anche questo. Eh no, possiamo dargli solo un oggetto. Lui si chiama Albert Entai. Mi bannano per questo, lo so già. E prendiamo anche questo. E Dorothy. Dorothy, gli bisogna dargli uno spaventapasso. Comunque... Vabbè, gli diamo questo e lo mettiamo qua, che lui lancia da lontano. Bene ragazzi, il negozio è livello 3, possiamo potenziarlo a livello 4 e abbiamo sbloccato altre cose di Shuriken, della foglia nascosta, il kit di pronto soccorso. Vabbè, possiamo riempirlo tutto perché poi se andate a vedere su Steam ci sono screen di battaglie molto 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 articolate. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco, per me è veramente pazzesco e soprattutto... Riassunto finale, vale 17,99. Il gioco non è fatto male. Mi sembra che è molto più profondo di quello che posso offrire all'inizio. E io ho avuto proprio l'evoluzione, perché sembrava banale e poi non lo era. Quindi, sì, secondo me sì. Se vi piacciono i roguelike di questo tipo, assolutamente, occhi chiusi, sì. Ma ora attendo anche il vostro parere qua sotto nei commenti. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.